L'Associazione Culturale Dinamicamente diffonde un'iniziativa promossa da un gruppo di ragazzi agrigentini, i quali hanno redatto un'apposita petizione con la quale esortare le istituzioni tutte affinché si possa trasferire l'auto dilaniata di Giovanni Falcone dalla scuola penitenziaria di Roma a Piazza Vittorio Emanuele Orlando, la piazza antistante al Palazzo di Giustizia, affinché si possa realizzare un monumento che sia simbolo della lotta alla mafia, e commissionando un apposito ateneo siciliano per realizzare il progetto. L'associazione Dinamicamente ringrazia ancora gli organizzatori, i quali ci hanno dato questa possibilità oggi, per la festa della legalità che si è avuta qui a Favara. Ringraziamo tutti e invitiamo a sottoscrivere questa petizione nel sito www.piazzaorlando.it.